è un po' un duplicato di quanto spiego qua, così lo spieghiamo tutto assieme una volta sola. Quanto detto lì sopra è ripetuto e spiegato ancora meglio qua. Queste icone preconfezionate, ecco, io le chiamo così per praticità, sono quelle in tonalità di grigio di cui parlavo prima, che sono qui in questa zona. Applicazioni e file e cartelle sono due dash preconfezionati, cioè che appena si installa Ubuntu sono già lì presenti di sistema. In realtà, gli sviluppatori, come dico qua e come dico anche qua sotto, anzi, mettiamo già in piccolo questo perché poi il concetto è ribadito. Ecco, le icone preconfezionate per la ricerca di file e applicazioni in inglese le chiamano anche places o lenses e sono solo due fra le diverse in sviluppo, no? Come ho già detto un attimo fa. E se andiamo a questo link possiamo vedere che in realtà già ora, ad oggi, 4 aprile, ce ne sono altre interessanti in sviluppo. Ecco, qui vedete che non ho installato Flash, quindi non si vedrà un filmatino che presenta come funzionerà questo Ubuntu One Music Store Lens. Qui per esempio ne raggruppano e ne spiegano 5 che sono in sviluppo attualmente, oltre a quello che cercano i file, oltre a quello che cerca gli applicativi. Se ne potranno nel prossimo futuro installare e attivare altre. Le passiamo in rapida sequenza. Dunque, uno che permetterà di fare delle ricerche direttamente su Ubuntu One Music Store, cioè lo store musicale, il negozio musicale di Ubuntu One. Uno che permetterà di fare delle ricerche su YouTube. Uno che permetterà di fare delle ricerche di libri. Qui spiegano probabilmente Google Books o Open Library, ecco, varie risorse probabilmente agganciate dietro. Si possono cercare dei libri da scaricare, da acquistare, insomma, libri, ecco, una libreria. Una lente, insomma, che permetterà di interagire più facilmente, più immediatamente con Gwibber, che è già il software esistente attualmente, anche qui niente di nuovo, ma ulteriormente sviluppato per gestire vari protocolli di reti sociali come Facebook, Twitter, Identica, eccetera, eccetera. Con Gwibber è un po' quel software che permette di gestire centralmente queste reti sociali, i nostri account di reti sociali, ammesso che li abbiamo ovviamente, e poi ancora uno che permette di leggere domande e risposte da Ask Ubuntu, che è poi il sito che abbiamo già visto all'inizio quando vi parlavo di domande e risposte, degli shortcut, eccetera, eccetera. Ecco, questo è Ask Ubuntu, che è un sito che diventa sempre più importante, sempre più completo di domande e risposte interessanti e utili per qualsiasi tipo di utente, qualsiasi livello di utente. Ecco, se ne sta sviluppando anche uno che permette di andare a cercare domande e risposte, come di porre direttamente domande da Unity grazie a questa Lens Ask Ubuntu. Ecco, questi per esempio sono 5 esempi che sono già in sviluppo attualmente, ma posso immaginare che il limite è solo la fantasia e quindi gli sviluppatori o chi troverà necessaria una certa attività potrà sviluppare una lens specifica per qualche altra attività. Ecco. E a questo proposito, per chi è interessato, esiste proprio una pagina ufficiale sul Wiki creata dagli sviluppatori di Unity, di Ubuntu, dove si spiega passo passo e nel dettaglio come si può programmare e integrare una di queste lens in Unity e nel launcher. Apro proprio per farvi vedere questa pagina, apro il link. Intanto faccio diventare piccolino anche questo punto che l'abbiamo visto. Ecco qui Lenses, architettura degli Unity Lenses, e qui si spiega
punto per punto, disegno, non disegno, introduzione, parti di codice, non so, insomma, hai spiegato tutto, esempi di codici, cosa si deve fare per creare una propria lens. Leggo qui, tra l'altro, che il nome Place verrà ritirato con la prossima versione di Ubuntu, cioè adesso, ecco quello che ho detto, scusate un attimo, ecco qua, quello che ho detto, vengono chiamate Places o Lenses. In realtà il futuro è che Place verrà scartato come nome, resterà Lenses, quindi nome ufficiale di quelle che io ho chiamato icona preconfezionata di sistema, togliamo Firefox. Cioè queste qui, nella zona qui bassa, in tonalità di grigio, in realtà in inglese lenses, lenti, per le ricerche, diciamo che il concetto di queste icone è che si va a cercare qualcosa, o si va a interagire con qualcosa, ed ecco che vengono chiamate lens. Detto ciò, vediamo ancora una cosa, una particolarità del launcher, che è la disposizione delle icone e dei diversi tipi di icone sul launcher. Ho già accennato parzialmente in precedenza questa cosa, cioè le nostre icone dei nostri applicativi, tutte belle colorate, sono piazzate sempre nella parte superiore. Vedete qui il launcher presenta nella parte superiore le icone che noi abbiamo scelto di fissare lì perché ci fanno comodo. E nella parte inferiore le icone di sistema, cestino, ricerca file, eccetera. Queste appunto non si muovono da qui, nel senso che sono programmate per restare nella parte bassa. Quindi a partire dal selettore di spazio di lavoro, questo, in giù è tutta roba di lens o cestino che restano lì fissati, ancorati in quella posizione. Allora, voi vi chiederete, ma quando le icone sono tante o quando lo schermo è più piccolo e quindi non c'è così tanto posto, cosa succede? Ecco, succede che quando le icone sono troppe, nella parte bassa si attiva un effetto fisarmonica che schiaccia le icone in eccesso facendo posto a quelle più in alto. È sempre possibile prendere il launcher con il mouse e scorrerlo verso l'alto e il basso. Ecco, cosa voglio dire di tutta sta roba? Non c'è miglior modo che di mostrarlo. Allora, siccome le icone adesso non sono sufficienti per creare questo effetto, le ingrandisco, quindi otteniamo poi lo stesso effetto. Quindi Unity plugin, torniamo un attimo nel compiz config e ingrandisco al massimo le icone, così l'effetto, ecco qua, quello che volevo mostrarvi è l'effetto che io ho chiamato fisarmonica, che poi qua in fondo, quindi vedete, ingrandendo le icone non c'è più lo spazio sufficiente per tenere tutte belle aperte, ma vedete qui in basso cosa succede? Un effetto fisarmonica, quindi vengono schiacciate, sovrapposte una all'altra tutte quelle che non ci stanno più bene in chiaro, piatte verso l'utente, diciamo. Poi appena il mouse va sul launcher, la fisarmonica viene aperta, vedete che si muove, l'effetto è questo, se vado col mouse dal basso me li tira sopra o da qualsiasi punto le schiaccia verso il basso. A questo punto non vedo le icone sotto, ma come dico nella mia scaletta, le icone vengono comunque mostrate se sposto il launcher, il contenuto del launcher col mouse, lo prendo, tengo schiacciato col tasto sinistro e posso spostare il contenuto per andare a prendermi le mie icone di troppo. Poi appena mi sposto ritorna tutto di nuovo con l'effetto fisarmonica. Questo effetto anche simpatico, se vogliamo, volevo mostrarvi anche questo. Quindi anche questo punto è svolto. Voilà. Poi nel launcher un'applicazione aperta è segnalata con un triangolino a sinistra dell'icona, ecco qua. Il nostro Firefox, che come vedete è in questo momento a icona, comunque è aperto, c'è un triangolino qua a sinistra. Questo vuol dire che fra tutte queste icone, Firefox è una di quelle che in questo momento è attiva e aperta.